Signore e signori, ben arrivati in un altro tour di un altro appartamento. Come potete vedere dalla freddissima e grigissima Firenze, quest'oggi vediamo un altro appartamento un po' più defilato dal solito. Prima di entrare e procedere col tour e mostrarvelo, secondo voi, a parte tutta questa sporcizia, quanto vale questo appartamento che è sui viali, diciamo, del centro di Firenze? Come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Allora. Nulla, ora basta stagione, però ora sta arrivando il Natale, l'8 dicembre, quindi anche i prezzi stanno un po' alzando. Qualche prenotazione è arrivata, no? Sì, no, nel senso, novembre ci sarà stato alla fine, con tutti e tre gli appartamenti, un totale di 3 o 4 giorni di buco. Ce lo mostri, che dici? Andiamo a vederlo. Sì. Qua hai già il codice, insomma, sì. Passo. Prego. Permesso. Avete anche l'ufficetto, tutto sì, vostro c'è questo? Sì, dove ci sta il computer, stampante, registratore di cassa, si fa un paio di, insomma, per gestire questo. Sostanzialmente era un appartamento intero che poi stava frazionato da Leonardo. Qui ci sono altri due appartamenti, però sfortunatamente ora c'è gente dentro. Certo. E questi poi arrivano gli ospiti fra mezz'ora. Tipo sì, qua, arrivano prima l'1 e un quarto. Vabbè, quindi okay. Insomma. La struttura è impostata, prevalentemente l'80% lo facciamo su bunker. Ok, vedi? Curioso. Perché è impostata, tra virgolette, come hotel. Nel senso che te vai su Cherubini Palace e c'ha tre soluzioni. Ah, vero? Ok. Il bilocale game, il music è un pochino più simile a questo e poi c'è questo. Fra i tre, questo è quello che lavora di più su Airbnb, mentre quegli altri fanno... Vedi, perché si avvicinano più come strutture a una camera gli altri? O sempre no, due? Il music ha due camere e poi di conseguenza divano letto o un letto aggiuntivo, mentre il game è un bilocale vero e ha divano letto e camera. Ok, vedi, più la struttura è piccola e più si avvicina ad un hotel, più cattura quel target e quindi funziona meglio su Booking. Al massimo, più un appartamento è grande, meno funziona su Booking di solito, quindi è perfettamente normale. Poi noi abbiamo anche il nostro sito, che fortunatamente ci porta un buon 10% di prenotazioni al mese. Al mese? Sì, lavoro un ottimo rato. Un ottimo rato. Ora infatti stavo per il prossimo anno così, stavo puntando magari a fare una sorta di... Stavo studiando qui qualche tipo di promozione, certo. Magari creare anche una pagina social sia su Instagram. Pagina social, influencer, travel, americani che magari vengono esatto. Qui e ti fanno i contenuti. Sicuramente Google. Sì. Quindi oltre che essere ottimizzate a livello SEO, quindi a livello organico, anche diciamo catturare certe keywords a livello proprio di ricerche, cosa che non fa praticamente nessuno. Questi sono i tre modi. Questo appartamento ha trilocale, anche se lo vedo bello ampio. Sì. Quindi qua il soggiorno è divano letto questo? Questo è divano letto, okay. E che si apre e insomma c'entra perfettamente. Poi qui abbiamo, questa è la camera un pochino più piccola, ma sempre camera matrimoniale. E questa qua, comunque è normale, insomma c'è tutto. È neanche troppo piccola, eh? Magari non è al bagno, però è una camera a tutti gli effetti matrimoniale, in una piazza e mezza, molto bella. E questa è la camera un po' più, diciamo, un po' più bella, perché c'ha di fatti anche la, insomma, la vasca idromassaggio lì. Massaggio. E insomma questa. Questa è molto bella. Infatti ora stiamo cercando di modificare un pelo gli annunci, stiamo aspettando la risposta dell'altro appartamento per chiamare i fotografi una volta sola e rifare tutte le foto. Certo. Perché chiaramente sono state caricate ormai 5 anni fa. E insomma vanno un po'... Calcolate che ogni anno e mezzo o due le foto andrebbero esatto. Rifatte, anche l'annuncio piace, viene riottimizzato ancora, quindi non fa male. Io ultimamente ho fatto un po' di modifiche all'annuncio, perché chiaramente gli aggiornamenti di Airbnb poi aggiungono sempre postazioni. E anche per cercare di far lavorare tutti gli appartamenti un po' di più su Airbnb ho fatto un po' di modifiche. Ora buttavo giù delle descrizioni nuove, perché anche nel corso vengono spiegate particolarmente bene, io ho ripreso più o meno i dettagli spiegati nel corso, certo. E sono venute delle descrizioni un po' più sostanziose. Ora aspettiamo di chiamare il fotografo per aggiornare definitivamente certo. Tutti gli, no, la cosa che dovete gli fare. Appartamenti. E poi un bagno, sì, visto questo qua. Qui è un bagno solo e questo qui, che insomma vabbè, un bagno completo, lavandino chiaramente con cibide e la doccia. Quanto affittate in media a notte? I prezzi li facciamo gestire un revenue manager, una persona che si paga sostanzialmente 1-2% al mese. Certo. Ora è arrivata una prenotazione particolarmente lunga di 11 giorni su questo appartamento e siamo sui, dovrebbe essere 190 euro a notte. Ok, sì, avrei detto 220 io. Sì. Vabbè, siete in linea. Ora stiamo, più che altro abbiamo fatto una call ultimamente col
revenue manager, perché con l'aggiornamento degli annunci abbiamo chiesto di alzare un po' i prezzi. Ok. Perché molti appartamenti spesso vengono affittati anche fin troppo presto e... Quello è un problema, occupare, sai, che occupare troppo prima, esatto, troppo presto è... non è positivo, anzi, non è un'occupazione sana, quello dico. Quindi se potete alzare un po' i prezzi, fatelo. Invece alta stagione? Alta stagione, questo appartamento... Quest'estate per pitti arrivava a una rotazione di 690 euro a notte, poi chiaramente il resto sono un pochino più basse, stai più o meno sui 300-400. Esatto. Ok, circa. Immaginavo. No, questo appartamento lavora particolarmente bene perché c'ha la vasca che insomma attira molto. Attira molto. E poi tutti gli appartamenti hanno questi arredamenti un po' particolari, tipo nel game abbiamo un tavolo da pranzo che viene aperto e diventa un tavolo da biliardo. Ok. Poi c'è la PlayStation 4, un sacco di giochi. Sono fatte a tema, diciamo. Esatto. Nel music c'è un jukebox originale che funziona, poi l'appartamento ha un impianto, come si dice, impianto acustico in tutte le stanze. Bello. E per dare anche un po' un'anima agli appartamenti. Fondamentale. Quello è Leonardo che insomma ha... creato quasi dei piccoli brand all'interno, esatto, di un brand un po' più grande. Esatto. Quindi, infatti la struttura si chiama proprio Cherubini Palace perché insomma qua c'è via Cherubini, Cherubini Palace Thematic Apartment. E, insomma attira molto, più che altro c'è anche molte persone che tornano. Magari sono venuti nel time, tornano uno o due anni dopo per provare un'altra. La vedono come un'esperienza. Esatto. Ti stacchi anche quasi da pago per dormire in un posto. Quindi tu sei da un anno, un poco meno, che gestisci questo appartamento? Questo appartamento, allora, diciamo, essendo un rapporto tra virgolette quasi familiare, ho iniziato tra virgolette a gestirlo più o meno finito l'esame, quindi si parla dei primi di luglio. Ah, è vero, allora freschissimo, è vero, sì. Sì. Perché poi noi ci siamo visti ad agosto. Bravo. In Lungarno, che ho fatto il ritrovo. Sì. Mi ricordo benissimo. I piani futuri invece prendono sempre di più, immagino. Sì, i piani futuri sono chiaramente, essendo molto giovane, prenderne il più possibile. Ora siamo in un periodo in cui bisogna aspettare una serie di risposte da parte dei due proprietari e dell'agente immobiliare che ci dovrebbe far sapere settimana prossima. E quindi sì, insieme a Leonardo, ancora prima di fare il Dorado Immobiliare, si era visto anche noi questo problema nel prendere gli appartamenti, tra virgolette, un po' tipo bilocali, così, che ce ne sono tanti. Sì. Si sta puntando anche noi, di fatto, a prendere appartamenti con tre, magari, camere matrimoniali, che sono quelli che effettivamente, come spiegate te, fanno più margine, sono quelli che funzionano meglio. Infatti questo è quello che fa un pochino più... che lavora molto di più degli altri due. Beh. Lavorano tutte e due, però con questo c'è le tariffe più importanti, qua c'è la vasca, è una copertina che la gente attira. Hai un'elasticità di prezzo, esatto, maggiore. E a livello di esperienze, visto che sei giovane, sicuro avrai valutato altri percorsi, business online o cose, provato a fare altre cose, oppure dici ho visto questo, era la mia cosa? Allora, io ti do la verità, praticamente ho visto i tuoi video, poi a me, nel senso, l'immobiliare così, le case, me lo sono poi inattirato. Inizio a vedere i tuoi video e ho detto, wow, cazzo, guarda gli appartamenti, guarda, figa sta roba. Qui a Firenze poi. Sì, esatto, ho detto, sono a Firenze, sono giovane, e nel senso, ciò appunto io Leonardo lo conosco da anni, potrei usarlo come contatto per avviare questa cosa, magari chiedere dei pareri, ho detto perché no, mi interessava e praticamente è stato il primo modello, tra virgolette, di business. Ah, il primo? Sì, cioè, nel senso, gli altri li conosco più o meno, so di che si parla, però non ho mai preso uno, ho detto dai voglio fare questo. Questo invece l'ho visto, ho visto i tuoi video, ho detto dai, secondo me la roba fa per me. E iniziamo. Sì. Vedevo anche che avete i prodotti? Sì, noi, allora questo è, solitamente noi lasciamo sempre un pacchettino di benvenuto. Ora, questo è un pochino più corposo perché sta arrivando Natale, ti lascio il panettone. Ah, ok. E solitamente lasciamo le capsule. Voi regalate tutto questo? Sì. Ma infatti... Veniativo. Cioè, complimenti ragazzi, è una cosa pazzesca. No. Se potete starci dentro e permettervi di regalare queste cose qua... Sì, diciamo, ora per Natale è un po' corposo. Solitamente si lascia capsule per il caffè, bottiglia di vino, succo e biscotti. Ora per sta arrivando il Natale si fa un pacchettino un po' più corposi. Okay. E poi comunque lì nella zona comune, non so se avete visto, c'è un mobile con questi prodotti. Quelli sono in vendita però. Quelli sono in vendita. Se la gente vuole li prende e se noi non siamo pari diciamo di mettere i soldi, c'è una cassettina della posta e insomma ci buttano i soldi lì dentro. È un modo per monetizzare in più o far conoscere i prodotti locali o comunque vabbè, quelli grande consumo. Sì. Se riuscite a regolare questa cosa qua sicuramente gli ospiti sono contentissimi. Sì, infatti ci fanno tutti un sacco di complimenti. Sì. Poi ora, sempre nella zona comune, stiamo tra virgolette esponendo dei quadri. Bravissimi. Ce l'ha dati sempre un amico di Leonardo, si chiama Tiziano Iliano, cioè fa queste pitture particolari sulle tavole di legno, le dipinge in maniera molto particolare, ci piacevano, ho detto dai, mettiamole, fanno anche un po' di arredamento, un po' di ambiente. Ora stiamo sistemando un po' i cartellini, se qualcuno li compra per noi è tutto grasso e cola. No? Esatto, tutto grasso e cola, sono comunque ospiti che noi abbiamo,
perché non proporgli varie cose che poi loro cercano e vogliono. Sì. Ma non li costringiamo a far nulla, figurati. Signore e signori, abbiamo concluso quest'altra intervista di quest'altro ragazzo che, come avete potuto vedere, è molto molto in gamba. 2004, quindi giovanissimo, 4 anni meno di me. A me dicono che sono uno sbarbatello, figurarsi diciamo a lui. E vedere insomma ragazzi così giovani che escono dalle scuole superiori. Lui ha appena fatto l'esame di maturità quest'estate, che poi l'avevo già incontrato. E così entrano diciamo in questo mondo e ora ci sono dentro fino al collo. Questo è sempre, ripeto, l'obiettivo di Chiave Immobiliare. Poi abbiamo vari tipi appunto di persone, da, come ho già detto più volte, dalla mamma che si reinventa a 40 o 50 anni, a il ragazzo giovanissimo che entra in questo mondo, al ragazzo giovane ma non giovanissimo così, che ha 28, 30, 35 anni, che anche lui dice abbandono il lavoro, lo affianco, diversifico. Come potete vedere, insomma, questo è quello che fa Chiave Immobiliare.